Ciao a tutti, amici di MMA24. Oggi sono qui con il grandissimo e promettente Alessandro Giordano. Ciao. Alessandro è un fighter professionista di MMA e si allena presso l'Herculaneum Fight Center e sotto la supervisione del maestro Vittorio Marotta. Ciao Ale, come va? Tutto bene, grazie Michele, a te. Tutto bene, grazie. E cosa mi racconti? Come stanno andando gli allenamenti? Vabbè, tutto ok, abbiamo iniziato da poco dopo le vacanze, ho fatto qualche giorno di ferie ad agosto. Vabbè, che dopo il lockdown abbiamo ripreso e però non ho mai più staccato in realtà. Poi ho fatto qualche giorno di ferie ad agosto e abbiamo continuato adesso, abbiamo ripreso tutto normalmente. E Ale, io inizio subito con le domande. Come è iniziata la tua passione per l'MMA? Hai prima praticato qualche altro sport da combattimento o praticavi altri sport? Allora, diciamo che, vabbè, oltre io sono sempre stato un grande sportivo da quando ero piccolo, quando avevo più o meno 14 anni un mio amico mi disse: "Guarda, adesso facendo pugilato, vuoi provare?" E io dissi, allora per me non esisteva, cioè non era proprio in considerazione uno sport da combattimento. Dissi: "Guarda, perché no, proviamo." E feci 3-4 mesi di pugilato, dopodiché dissi: "No, ma io voglio provare a mettere anche le gambe." E così mi iscrissi a una palestra qui che faceva Taekwondo, dove facevano K1 e poi piano piano anche MMA, se sono il coach lì, ho iniziato comunque a fare lotta e quindi a imparare l'MMA. Ho iniziato, diciamo, a conoscere questo nuovo mondo che per me era veramente sconosciuto, del tutto sconosciuto. E da lì, diciamo che non ho più lasciato, poi è stata quella passione. Poi vabbè, ho cambiato palestra, ho cambiato coach perché ho voluto sempre andare avanti per migliorare. E fino ad arrivare ad oggi, che per fortuna sono ancora qui ad inseguire un sogno, diciamo, no? E ti auguro il meglio allora. E Ale, puoi raccontarci un po' del tuo rapporto con Vittorio Marotta, ovvero il tuo maestro? Allora sì, Vittorio, vabbè, il mio coach, nonché un mio grande amico, ci conosciamo più o meno non da molto, da 2 o 3 anni, perché io prima non mi allenavo lì, ma mi allenavo in un'altra palestra, sempre qui in Campania. Un giorno dissi: "Vittorio, posso venire a fare sparring da te? Giusto per provare, così per fare sparring, perché sapevo che era un atleta professionista." Disse: "Sì, vieni, non ti preoccupare." Andai lì e ti dico la verità, da quel giorno mi iniziò a piacere come palestra, come persona, e iniziai a dire: "Posso venire ad allenarmi qualche volta da te, magari faccio un po' di qui e un po' di lì", fino a che non ho fatto direttamente, sono tutti i giorni lì ad allenarmi perché mi piace il suo metodo di allenamento, mi piace la palestra, mi piace l'ambiente, cioè veramente lo ritengo una persona affidabile e veramente molto preparata, soprattutto, con cui si possono fare belle cose, diciamo, no? Ho imparato tanto, sono più o meno 1 anno e mezzo che mi alleno da Vittorio, ma in 1 anno e mezzo ho imparato tantissime cose che non ho imparato in tutti gli altri anni che mi sono allenato. Quindi Ok. veramente lo ritengo una persona, un genio, per me è un genio, dico la verità. È un grande esponente del movimento dell'MMA in Campania, se vai a vedere. Sì, Se non diciamo, italiani. sì, per me, guarda, non per niente, però per me è uno dei migliori coach forse che ci sono in Italia. Cioè, comunque ho girato parecchie palestre, ho visto altri metodi di allenamento e tutto. E ti dico la verità, cioè, come allena Vittorio, come spiega le cose, mi piace, cioè, mi trovo benissimo. Anche perché è in continuo aggiornamento, lui studia continuamente, un cervellone così che studia, studia, studia in inglese, tutto quello che può. Si vede tutti i match di tutti gli atleti possibili e immaginabili, sì, questa è una cosa veramente importante perché poi ce lo trasmette a noi e quindi impariamo sempre di più appresso a lui e quindi è una bella cosa. E Alessandro, una domanda, quante volte a settimana ti alleni? Allora, io mi alleno tutti i giorni tranne la domenica, dal lunedì al sabato. Io non mi alleno solo, lavoro in un'azienda la mattina. Finito di lavorare fino a finisco alle 4 più o meno, vado ad allenarmi e faccio 2 o 3 ore di allenamento, diciamo, al giorno, poi dipende, alternando preparazione atletica, parte tecnica e lotta e tutto quello che c'è da fare. Comunque non esco fuori dalla palestra finché non finisco di allenarmi. Sì, è un po' sacrificata come cosa perché comunque
lavorare, ad allenarsi, cioè l'ideale sarebbe comunque allenarsi magari mattina e pomeriggio, allenarsi tutti i giorni, fare solo quello, svegliarsi la mattina a pensare solo a cosa si deve mangiare e allenarsi, invece no, devi andare al lavoro perché altrimenti purtroppo non c'è ancora la possibilità. Poi quando sarà il momento magari faremo il grande passo, diciamo. Te lo auguro, Ale. Allora, senti, io so che tu hai un record di 3-1 da Sì. professionista. Hai una grandissima vittoria contro un ex campione slam, ovvero Sì, Ashley ultimamente. Rosie. E l'unico tuo match perso è venuto per decisione unanime, se non sbaglio, giusto? Sì. Guarda, l'unico match perso, vabbè, io l'ho fatto che avevo all'angolo Vittorio, ma non mi allenavo ancora del tutto con Vittorio, nel senso che era appena passato alla palestra di Vittorio, quindi era più o meno un mesetto che mi allenavo con lui. Stavo preparando il match con l'altro coach e poi sono andato da lui e mi ha portato lui all'angolo. E ti dico la verità, se lo facessi ora quel match forse andrebbe diversamente perché sono più preparato di prima, ma ora ho fatto una preparazione, sto facendo una preparazione atletica migliore, mi sento più forte fisicamente, quindi cioè, magari andrebbero diversamente le cose, dai. Però comunque fu un bel match, guarda, combattuto. Cioè, comunque l'altro ragazzo era molto bravo, non niente da dire al riguardo. E Ali, io ti chiedo qual è stato, hai pochissimi match logicamente, però ti chiedo qual è stato il momento più bello finora della tua carriera e qual è il più difficile? Vabbè, i momenti più belli quando vince è sempre un bel momento, no? Quando alzano la tua mano alla fine del match è sempre un bel momento. Il momento più bello magari è vincere davanti alla tua gente. Quindi quando ho combattuto qui a Napoli, che c'erano tutti i miei amici, un sacco di fan a guardarmi, veramente tanti, erano tipo 200-300 persone sugli spalti a guardarmi e alla fine che ho vinto per KO al secondo round. È stato bellissimo comunque sentire tutta la gente che ti fa per te, una bella cosa. Momento più difficile, guarda, sotto l'aspetto match è stato il match perso perché comunque perdere è brutto, cioè almeno per me la prendo un po' sul personale quando perdo, non mi piace proprio perdere, quindi perdere per me è stato un attimo di sconforto, diciamo, no? Che però vabbè, poi passa perché c'è gente che si sostiene, c'è il coach che ti sostiene, la famiglia, tutto, però comunque è stato un brutto momento. E poi un altro brutto momento che ho passato fino ad ora è stato il peso l'ultimo match perché fu un periodo veramente di stress totale, gennaio di quest'anno, il suo 2020 è proprio nero, è stato un momento proprio, cioè fu un periodo dove mi successero un paio di cose che andai un po' sotto stress e praticamente non riuscivo a calare il peso. Poi piano piano, grazie anche al mio nutrizionista, un fenomeno, secondo me, cioè per me è un fenomeno veramente, siamo riusciti a fare il peso che poi era lo stesso giorno del match, siamo riusciti a fare il peso, a combattere, ho vinto e tutto è andato per la meglio. E Alessandro, puoi raccontarci un po' del tuo stile di combattimento? Io ho visto un po' dei tuoi video, vedo che prediligi molto i calci allo stomaco, ti piace dare tantissime gomitate quando sei in monta. Raccontami un po' Sì. della tua comfort zone. Allora, diciamo, la mia comfort zone è in piedi, sono uno striker puro per me. Mi piace tantissimo dare pugni e calci, pugni e calci. Poi, oddio, se si va a terra, si va a terra, si lotta, cioè sappiamo lottare, non è un problema, non abbiamo paura di lottare. Però prediligo sempre lo striking, diciamo che preparo i miei match tutti basati sullo striking. Vabbè, noi ci alleniamo in palestra l'altro coach, che è il coach di Muay Thai, che è Luca Falco, il campione intercontinentale WMC. Quindi diciamo che quei calci allo stomaco sono un po' scuola Falco, dai. Sì, mi piace tantissimo, soprattutto, vabbè, poi dipende da chi è avanti, se è un mancino, se è un destro, in base a chi è avanti io vedo cosa fare, decidiamo la tattica per la strategia di come batterlo, diciamo, di come fare. Però sì, mi piace tanto fare lo striker, è il mio stile. Giusto, giusto. E Ale, tu ti ispiri a qualche fighter in particolare? Allora, il mio fighter preferito rimane ancora adesso McGregor. Possono dire quello che vogliono su di lui, ma per me lui è veramente un pioniere delle MMA italiane.
Esatto, è un pioniere dell'MMA, scusa, mondiali, no, italiane. C'ha uno stile di combattimento rivoluzionario che praticamente non si era mai visto prima, da come difende i takedown, da come attacca, da come si muove. Mi piace tantissimo. Al di fuori della sua persona, quindi del suo parlare tanto, del suo trash talking e di tutte Ci le, sta il diciamo, trash talking, è sì. giusto, fa parte Sì, del gioco. ci sta, mi piace anche quello, però dico, al di fuori di questo, dico del personaggio, mi piace proprio il suo stile, come combatte. Poi ci sono tutti gli altri top striker, soprattutto in UFC, come Adesanya, oppure Till, che sì, mi piacciono tantissimo. Guarda, ogni tanto rubo qualcosa da Till, dico la verità, perché mi piace il suo modo di combattere, mi piace tanto. E Adesanya lo ammiro molto per come riesce a difendere i takedown. Perché secondo me è uno dei pochi in UFC che ha trovato il metodo per annullare proprio i wrestler, quasi. Riesce a difenderli, riesce a non farsi portare a terra ed essere esplosivo, veloce. Mi piace veramente tanto. Poi, vabbè, bene o male questi qua sono i quadri a cui mi ispiro, tutti i striker, anche se ci sono lottatori che mi piacciono, però. Allora Ale, tu hai nominato come tuo fighter preferito McGregor. Sì. A proposito di McGregor, ti dico allora, so che hai avuto un'esperienza presso la SBG Ireland. Sì, Se puoi un po' raccontarci di questa tua esperienza all'SBG. certo. Allora, praticamente, vabbè, no, a dicembre della vittoria dissi: Vittorio, perché non ci andiamo a fare un giro all'SBG? E lui disse: sì, non ci sono problemi. E così prenotammo questo biglietto per andare in Irlanda. E guarda la sfiga, prenotammo il biglietto. E il giorno dopo uscì l'ufficialità del match fra McGregor e Cerrone, il giorno dopo che avevamo già prenotato tutto. Quindi il McGregor partì per andare a Las Vegas ad allenarsi lì, proprio la settimana che praticamente noi andavamo lì. E vabbè, dettagli. Comunque, bellissima esperienza, devo dire la verità. Abbiamo fatto 3 giorni di allenamento pieni, mattina e pomeriggio. Là si allenano tutte le mattine alle 11, il corso dei professionisti, e ci sono un sacco di ragazzi con cui girare. Quindi questo è veramente un vantaggio per loro, perché comunque girano sempre con persone diverse, non hanno mai gli stessi partner, diciamo. E ci sono molti del mio peso, infatti mi trovo bene. E invece Vittorio anda un po' con i mautoni, diciamo, i mostri, i giganti, i bisonti. E sì, mi piace, mi pare una struttura fantastica, hanno di tutto e di più, c'è qualsiasi attrezzo, strumento, ring, gabbia, macchinario, sauna, tutto c'è. Veramente bella la struttura, è molto pulita soprattutto. L'unica cosa è, ti dico la verità, che non sono rimasto tanto contento dell'accoglienza. Nel senso che il corso la mattina alle 11, il coach bravissimo, anzi dà anche un occhio, nonostante se vieni dall'esterno, ti dà un occhio, ti dice fai questo, fai quell'altro, ti coinvolge. Il pomeriggio vai là e non sai come allenarti, perché ovviamente non ci sono corsi il pomeriggio, devi organizzarti tu con qualche altro ragazzo per fare o un po' di sparring o per farti mantenere i colpitori o se vuoi fare preparazione atletica. Cioè, quindi diciamo che non è che io il pomeriggio vai là e dici voglio fare, oggi facciamo i colpitori, oggi facciamo la programmazione, magari lunedì e mercoledì facciamo i colpitori, vado là il pomeriggio e so che faccio i colpitori. No, io la mattina devo chiedere a qualcuno se mi fa fare i colpitori il pomeriggio. E infatti non abbiamo avuto, cioè, occasione di fare grandi sparring perché dovevamo noi chiedere ai ragazzi se potete fare sparring. Giustamente, quando se tu vai in una palestra estranea, viene l'estraneo che non sai chi è, dice posso fare sparring con te, magari te l'aggredi un po' e dici no, guarda, devo fare già sparring con quell'altro. Quindi non abbiamo avuto occasione di fare sparring importanti, diciamo, con persone importanti, però comunque sono stati 3-4 giorni veramente intensi, cioè, dove abbiamo anche imparato parecchie cose, cioè è stato bello. Hai avuto l'occasione di incontrare qualche fighter Bellator USC? Sì, c'era Crosby, Peter Quigley, poi sì, c'erano altri 3 o 4 comunque ragazzi che avevano fatto appena il debutto, che avevano 2 o 3 match da Bellator, qui ci ho fatto anche sparring. Pedro Poi, Carvalho, penso, uno sì, fra questi Carvalho, Pedro. sì, Carvalho che stava preparando il match contro Pitbull, Contro come si chiama? Pitbull. Sì, quindi stava gasatissimo quando si allenava, urlava come il pazzo e ti gasava anche lui. Cioè, urlava come un pazzo, faceva quel sacco a 300 km/h e poi purtroppo è venuto il coronavirus e non ha fatto nemmeno il match, però veramente un bell'atleta Carvalho.
Sì, poi ce n'erano altri, però non ricordo i nomi, dico la verità. Allora, cosa ti ha colpito di più dell'SBG, ma non come SBG, come palestra fuori dall'Italia? Cosa hai saputo vedere come di palestra europea a una italiana? E se consiglieresti questa esperienza agli altri fighter? Allora, quel che mi ha colpito di più, diciamo, è appunto il fatto che se alla mattina alle 11 c'è allenamento dei professionisti e ci sono almeno 30 ragazzi ad allenarsi. Ragazzi che fanno solo quello nella vita, magari perché hanno la possibilità di farlo, e quindi sono determinati a fare quello. Sono ragazzi che comunque si allenano tutti i giorni, con cui puoi fare sparring, lottare, e non sono ragazzi che mollano facile, diciamo, no? Sono belli duri, quindi ti rendi conto anche un po' delle MMA estere, cosa significa andare a combattere poi all'estero. Questa è una bella cosa, cioè, per loro almeno, che poi si allenano tutti i giorni con 30 ragazzi diversi, atleti professionisti in Bellator, UFC, e comunque sì, comunque è una bella esperienza, tipo, la verità, se la consiglio, nonostante quella piccola parentesi, cioè, comunque è una bellissima esperienza, perché la possibilità di imparare molto da tanti ragazzi, che ognuno ha uno stile diverso, ognuno ha le proprie potenzialità, e quindi comunque tu puoi apprendere, puoi rubare qualcosa da loro, puoi farti dare dei consigli, quindi comunque fare esperienze all'estero, a prescindere che sia l'SBG o qualsiasi altra cosa, è sempre ottimo, secondo me, per conoscere anche proprio l'MMA al di fuori del nostro mondo, giusto? Al di fuori della nostra palestra, diciamo, e dell'Italia, perché sì. È così, diciamo, però ti avevo come differenze fra MMA, cioè la differenza fra le MMA italiane e le MMA estere, secondo me, è proprio solo questa, cioè i coach qui per me sono preparati come sono preparati i coach all'estero, cioè non vedo il bisogno di andarmi ad allenare all'estero per imparare qualcosa in più di quel che imparo qui, imparo benissimo qui. L'unica cosa, te l'ho detto, è la differenza degli sparring, e quindi dei ragazzi con cui ti alleni, e comunque della mentalità che loro hanno, che tu poi allenandoti con loro riprendi la stessa mentalità, no? La mentalità a non mollare mai, a vincere, devo andare là, devo andare a fare la guerra, non esiste che vado là solo perché devo presentarmi a fare il match, capito? Cioè vado là per combattere e per vincere, poi oddio, puoi sempre perdere, però la mentalità a fare la guerra, diciamo. Sì, questa per me è la differenza fra le MMA italiane e le MMA estere, ma poi per il resto non vedo alcuna differenza a livello tecnico, a livello di preparazione atletica o altro, dico la verità. Io così la penso, io posso anche sbagliare. Vabbè, un pensiero soggettivo, ci sta, ci sta. Sì, infatti. Allora, Ale, tu sei un ragazzo giovanissimo e i ragazzi alla tua età hanno quasi sempre le gare. Io voglio andare lì, voglio approdare in UFC, in Bellator, in Cage Warriors o la promotion che sia. Qual è il tuo percorso? Tu preferiresti già da subito, magari, come posso dire, approdare in Cage Warriors? In Bama o altre promotion europee importanti, o ti piacerebbe fare un percorso in territorio nazionale, ovvero ad esempio un Venator, e poi ambire a una promotion importante di livello di Bellator, UFC o altre? Allora, secondo me le cose si devono fare bene e con calma, nel senso che andare, per esempio, adesso a combattere in UFC, vabbè, sono fantasticato, andare adesso a combattere in UFC sarebbe quasi, non dico un suicidio, perché può essere pure bella figura, però comunque rischi di bruciarti la carriera, diciamo. Secondo me le cose devono venire gradualmente. Attualmente a me piacerebbe combattere appunto contro i top in Italia, entrare nei top in Italia, entrare al top in Italia, quindi entrare fra i primi posti in Italia. Mi piacerebbe appunto combattere in promotion importanti italiane come Venator o ICF o anche Bellator Italia magari. Però naturalmente, se nel caso in cui dovesse arrivare un'opportunità, che ne so, al Cage Warrior o a Bellator, che sia fattibile, ci andrei subito, cioè non ci penserei 2 volte. Però vabbè, naturalmente in Italia lo affronterei chiunque, dico la verità. All'estero bisogna vedere comunque che opportunità ti danno, nel senso, se ti chiamano a fare una short notice magari contro un fenomeno, ci pensi 2 volte, perché comunque
non ne vale la pena bruciare così un ragazzo, no? Penso come un pensiero quasi da manager, questo è forse. Vabbè, tutto è concesso come pensiero, tranquillo. Però, dico la verità, te l'ho detto, se mi capita l'occasione, so, domani mi chiamano, dicono, senti, è uscito un match short notice fra 2 settimane a Cage Warrior, l'avversario è alla portata, io sono in peso, mi sto allenando comunque, quindi sarei pronto veramente anche per combattere fra 2 settimane, anche adesso, perché no, andrei subito. Poi naturalmente dipende anche dal mio coach cosa dice, non è che decido da solo. Allora, Ale, tu hai detto che vuoi diventare uno dei migliori in Italia. Hai Sì, già ma non messo gli solo, occhi? Vabbè, non solo, questo è te lo auguro. l'inizio del miglior È in Italia, poi l'inizio, è è il solo la primo di tanti base. step. E hai già messo gli occhi su una preda in particolare, su qualcuno nella tua categoria? Vabbè, diciamo che i nomi si conoscono, 61 kg, non sono, i primi 10 si sa chi sono. Vabbè, te l'ho detto, a me piacerebbe affrontare chiunque, anche uno alla volta, dico la verità, però sarebbe inutile affrontarli tutti, magari, perché poi comunque devi passare a fare match all'estero, match più importanti. Però comunque mi piacerebbe affrontare qualcuno in particolare, anche se adesso non ti dico i nomi, dico la verità. Poi Tranquillo, tranquillo. può E essere. almeno puoi dirci quali sono i tuoi piani per il futuro? Il futuro imminente, cioè breve futuro, futuro Anche futuro. lontano, futuro futuro. Allora, la verità, futuro imminente, diciamo, ho l'intenzione di combattere prima cosa il più possibile, quindi magari prima della fine dell'anno, anche colpa Covid, tu riuscire a fare anche 2 match. Uno già sarebbe buono, due sarebbe ancora meglio. Combattere in qualche promotion più importante in Italia, anche il prossimo match magari, anche se non so se ci sarà qualcosa perché sta un po' tutto bloccato. E poi andare a fare una bella esperienza all'estero e piano piano salire sempre più di livello. Mi piacerebbe combattere in Cage Warrior, mi piacerebbe approdare in Bellator, mi piacerebbe. Sì, però guarda, preferirei sempre arrivare in UFC facendo un percorso un po' più Più capito? lento. Sì, no, nel senso che Bellator mi piace come promotion, ma l'UFC mi piace di più. Sono gusti, sono gusti. Quindi sì, voglio fare belle cose. Attualmente voglio combattere, questo è il mio pensiero. Comunque non combatto da febbraio, sto fermo da febbraio. Quindi attualmente ho voglia proprio di combattere, di salire in gabbia, dare il meglio, far vedere comunque il bel lavoro che stiamo facendo. E poi piano piano andare avanti, salire sempre di più. Allora, Alessandro, io ti ringrazio per il tuo tempo, per la tua intervista, è stato veramente un piacere. Grazie a Hai te. qualcosa? Hai qualcosa da rilasciare a chi ti segue e ai tuoi fan? Allora, innanzitutto dico ragazzi, non date retta a chi dice che questo sport magari non è uno sport, è violento, non bisogna picchiarsi, eccetera, eccetera, tutte queste cose che non fanno per noi, diciamo. Questo è uno sport, è un bellissimo sport, impari tante cose, impari tanti movimenti, impari a conoscere il tuo corpo, impari a fare delle cose che tu non potevi nemmeno immaginare di poter fare. Quindi veramente consiglio ai ragazzi che vogliono approcciare a questo sport di farlo, di iniziare, perché soprattutto per far crescere il movimento, perché più ragazzi ci sono, più c'è la possibilità di avere sparring partner, di allenarsi con gente diversa. Ma soprattutto più ragazzi ci sono, più c'è la possibilità che esca un campione un giorno qui in Italia, no? Che magari in America, se tu vedi in America, sì, escono tanti campioni, ma in America ci sono forse 10, 30, 40 volte i ragazzi che fare meglio rispetto in Italia. Quindi diciamo è più un effetto a collo di bottiglia, prima o poi uno uscirà. Se fosse così anche in Italia sarebbe meglio per tutti, crescerebbe il movimento, crescerebbe i fans, crescerebbe un po' tutto. Quindi non date retta a nessuno e provateci, se vi piace fatelo. Poi seguitemi su Instagram, seguitemi su Facebook e seguitemi su Twitch. Grazie mille Alessandro, alla prossima. Grazie mille a te, Michele.